Ciao A tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi, in uh, avvicinanza con la Pasqua, vi volevo far vedere la, uh, una presina fatta a forma di coniglietto proprio per il periodo pasquale, che poi va bene anche per tutto l'anno, non solo per il periodo pasquale, è sempre fatta doppia, ok, quindi doppio mm, corpo. E poi appunto eh, rifinita con quale zampette sia quelle anteriori che posteriori con lo stesso filato della chiusura e le orecchiette e il nasino invece fatte eh, in rilievo perché queste le facciamo come vedete poi in un secondo momento e poi le andremo ad applicare quindi non è lavorato. Cioè, mentre si lavora il corpo, si lavora anche il naso e le orecchie, sono cose a parte, è molto semplice da fare. Eh, è tutto maglia bassa: la lavorazione è tutta maglia bassa. Eh, L'unica cosa è un po' lunga, perché ci sono parecchi giri da fare, però mh, è semplice: tutto a maglia bassa. Io allora, questa l'ho fatta con appunto tutta bianca con le rifiniture. Uh, di questo verde un po' un verde petrolio uh, voi potete farla come sempre come più vi piace oggi io invece lo andrò a fare sempre il corpo tutto bianco quindi sempre bianco poi tutte le rifiniture le andrò a fare sull'arancione ok quindi ci serviranno due colori e poi un pochino di rosa per andare a fare il nasino e le orecchie Okay. Poi ho fatto tutto con uncinetto da due e mezzo. Ci serviranno le forbici, ago da lana. Poi ci serviranno dei marker. Io qua c'ho il mio ovetto con tutti i marker dentro. Perché poi quando andremo per andarla a chiudere, quindi ce la fermiamo tutta con i marker in modo che non si muove mh, tutto il lavoro. Poi ci serviranno appunto i nostri occhietti, chi non ha gli occhietti può anche ricamarli, quindi eh, può farli benissimo o metterci comunque due bottoncini, cioè in qualche modo appunto può farlo tranquillamente se non avete gli occhietti e la colla per appunto, per chi ha gli occhietti andarla a, a incollare. Ok, possiamo iniziare. Allora iniziamo subito con il filo. Bianco e andiamo a fare il cappietto iniziale. Quindi avviamo 14 catenelle. Okay, fatte le nostre 14 catenelle, iniziamo dalla seconda, dall'uncinetto. Andiamo a, a lavorare appunto maglie basse, quindi saranno sempre maglie basse. Quindi andiamo a fare 13 maglie basse. Fatte le 13 maglie basse. Adesso ogni volta che dobbiamo andare a girare facciamo sempre una catenella e giriamo il lavoro. Quindi subito nella prima maglia bassa che ci ritroviamo andiamo a fare un aumento. Quindi due maglie basse insieme. Poi andiamo a lavorare fino alla fine ci dobbiamo ritrovare con 15 maglie basse perché poi andremo a fare un aumento anche alla fine ok l'ultima maglia qua vedete non la perdiamo questa eh? questa la dobbiamo lavorare che è l'ultima maglia e facciamo due maglie basse insieme quindi siamo arrivati a 15 ok adesso questo primo pezzettino possiamo tagliare il filo e qui chiudiamo e adesso ne facciamo un altro uguale identico quindi facciamo sempre 14 catenelle quindi ne lavoriamo 13 perché la prima ci serve per girare il lavoro e il secondo giro facciamo il 15 in totale dobbiamo avere 15 maglie basse quindi un aumento sia all'inizio che alla fine quindi facciamo un altro pezzettino così uguale però non tagliamo il filo eh? ho fatto l'altro mio eh, appunto pezzettino ok del, queste sarebbero le gambette iniziamo dalle gambette e poi man mano andiamo su verso le orecchie quindi adesso facciamo una catenella Giriamo il lavoro, per il terzo giro andiamo a fare subito all'inizio un aumento, poi andiamo a lavorare tutte le maglie basse che ci sono, quindi siamo a 3, 4, 5, 6, 7. 8, nove, dieci, 11, 12, tredici, quattordici, quindici, nell'ultima facciamo un aumento, quindi sedici e diciassette, ok, poi facciamo una catenella e andiamo a prendere il secondo pezzettino che abbiamo fatto quindi mettiamolo, facciamo attenzione a metterlo nella parte dritta. Ok, quindi se qui abbiamo fatto il primo giro che era di dritto e il secondo di rovescio, qui la stessa cosa ci dobbiamo trovare il primo giro nel dritto e il secondo del rovescio. Ok, quindi facciamo attenzione a metterlo dritto. Ci andiamo a mettere nella prima maglia che ci ritroviamo qui. Ok, andiamo a fare anche qui un aumento, quindi uno e due. E quindi abbiamo attaccato il lavoro. Quindi siamo a due, andiamo avanti, tre. Quattro, portiamoci anche la codina, già così la nascondiamo, eh. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici. 15 e nell'ultima anche qua andiamo a fare un aumento. 16 e 17. Ok? Quindi in totale dobbiamo ritrovarci con 35 maglie basse più la catenella. Ok? Quindi contiamole piuttosto Che abbiamo detto che da qui a qui sono 17, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18. Con la catenella 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Ok, quindi 35 maglie basse dobbiamo avere. Adesso per il quarto giro andiamo a lavorare 35 maglie basse. Quindi una maglia bassa, facciamo sempre la catenella per girare, ok? Non ce la dimentichiamo. E andiamo a lavorare 35 maglie basse. Una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante. Okay, questa è la diciassettesima. Quindi qua dove c'è la catenella andiamo a fare semplicemente. Una maglia bassa, prendendo così e poi ci andiamo di nuovo a rimettere nella prima maglia bassa che c'è dell'altro lato, eh. quindi di nuovo lavoriamo le nostre 17 maglie basse. Per il quinto giro, andiamo, catenella, giriamo il lavoro andiamo a lavorare 37 maglie basse quindi dobbiamo andare a fare un aumento all'inizio e un aumento alla fine ok quindi iniziamo subito facendo l'aumento qua ho fatto la mia penultima maglia quindi sono 35 e nell'ultima vado a fare l'aumento quindi 37 ok adesso per altri due giri Lavoriamo 37 maglie basse, quindi andiamo a fare il giro 6 e 7 con 37 maglie basse per due giri, eh? ho finito i miei due giri di 37 maglie basse. Okay? Adesso per l'ottavo giro andiamo a fare sempre la nostra catenella giriamo e andiamo a fare subito un aumento all'inizio e poi un aumento alla fine quindi ci dobbiamo ritrovare con 39 maglie basse poi facendo allora avendo fatto eh, qua 39 maglie basse dobbiamo andare a lavorare sempre 39 maglie basse per altri 11 giri ok quindi facciamo questo qua che è l'ottavo arriviamo fino al diciannovesimo giro con 39 maglie basse okay, quindi per un totale di 12 giri il primo giro è questo dove facciamo gli aumenti all'inizio e alla fine e poi andiamo a fare le 39 maglie basse per altri 11 giri quindi arriviamo al giro 19. Ho finito i miei 12 giri in totale con quello dell'aumento uh, di 39 maglie basse. Adesso per il giro 20 andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a diminuire. Quindi da 39 maglie, basse. Adesso noi dobbiamo eh, avere poi 37. Quindi andiamo a fare una diminuzione all'inizio e una diminuzione alla fine quindi diminuzione prendiamo, passiamo su 1, passiamo su 2 e chiudiamo insieme e quindi questa è già una maglia. Quindi passiamo sull'altra due 3 35 36 e l'ultima facciamo un'altra diminuzione e siamo a 37. Ok? 37 maglie basse. E adesso per altri due giri andiamo a lavorare 37 maglie basse. Quindi facciamo il giro 21 e 22 con 37 maglie basse adesso per il ventitreesimo giro andiamo a fare un, un altro giro di diminuzioni quindi diminuzioni all'inizio e alla fine per un totale di 35 maglie basse 33 34 e l'ultima Facciamo una diminuzione 35 ok, e adesso, per eh, cioè per il giro 24 facciamo di nuovo 35 maglie basse. Allora, ho finito anche il mio 24esimo giro con 35. Maglie basse, adesso per il venticinquesimo giro andiamo a fare di nuovo un giro di diminuzioni, quindi diminuzione all'inizio e alla fine del giro per un totale di 33 maglie basse, 32 e 33. Ok, nel prossimo giro. Quindi che siamo al ventiseiesimo andiamo a fare un altro giro di diminuzioni quindi di nuovo diminuzioni all'inizio e alla fine per un totale di 31 maglie basse 29 30 e l'ultima diminuzione 31 Ok, adesso per il giro 28 andiamo a fare un altro giro sempre di diminuzioni, quindi diminuzione all'inizio e alla fine per un totale di 29 maglie basse, 27-28 e l'ultima diminuzione, 29. Adesso per il giro 28 andiamo a fare sempre una diminuzione all'inizio e una diminuzione alla fine e dobbiamo avere un totale di 27 maglie basse. 26 e l'ultima una diminuzione. 27. Ok, adesso per il giro. 29 andiamo a fare due diminuzioni all'inizio e due diminuzioni alla fine. Quindi facciamo la prima e facciamo anche la seconda diminuzione. Ok, quindi dobbiamo farne due diminuzioni all'inizio, due diminuzioni alla fine e dobbiamo ritrovarci con 23 maglie basse quindi due, 21 ok, abbiamo le ultime 4 maglie basse da lavorare e facciamo le due diminuzioni. Quindi, questa è la 22, e questa è la 23. Adesso per il giro 30 andiamo a fare di nuovo due diminuzioni sia all'inizio che alla fine. Quindi questa è la prima e questa è la seconda. Poi lavoriamo. In totale dobbiamo ritrovarci con 19 maglie basse. 17 e adesso facciamo le altre due diminuzioni quindi 18 e 19 adesso facciamo un altro giro con 19 maglie basse quindi è il trentunesimo giro ok quindi nel trentunesimo giro lavoriamo solo 19 maglie basse nel trentaduesimo giro andiamo a lavorare un aumento sia all'inizio che alla fine, quindi ci dobbiamo ritrovare con 21 maglie basse. Quindi 2, 3, 17, 18, 19 e nell'ultima un aumento. Quindi 20 e 21. Adesso nel giro 33 andiamo a fare di nuovo un aumento, sia all'inizio che alla fine. Quindi ci dobbiamo trovare un totale di 23 maglie basse, 20, 21, 22 e 23. L'aumento. Ok, 23 maglie basse. Adesso per altri sette giri andiamo a lavorare 23 maglie basse. Quindi dobbiamo arrivare fino al giro 40, ok, con 23 maglie basse. Ho finito i miei otto giri di uh, 23 maglie basse. Ok, erano sette giri. Cioè il, il primo giro era fatto di aumenti e poi altri 7 giri solo di 23 maglie basse quindi sono arrivata al giro 40 adesso per il giro 41 okay, andiamo a girare il lavoro e andiamo a fare una diminuzione quindi una diminuzione all'inizio e una diminuzione alla fine per un totale di 21 maglie basse 19 20 e la ventunesima facciamo la diminuzione ok per il giro 42 andiamo a fare di nuovo un giro di diminuzioni quindi di nuovo sia all'inizio che alla fine per un totale di 19 maglie basse 17 18 e l'ultima facciamo la diminuzione 19. Adesso nel giro 43 andiamo a fare di nuovo diminuzione all'inizio e diminuzione alla fine per un totale di 17 maglie basse 15, 16 e l'ultima diminuzione 17 adesso 17 giri andiamo a fare altri cioè, scusate per 17 maglie basse le andiamo a fare per altri due giri quindi facciamo il giro 44 e 45 con 17 maglie basse ho fatto i miei due giri di eh, 17 maglie basse adesso per il giro 46 Andiamo a fare un'altra diminuzione, sia all'inizio che alla fine, per un totale di 15 maglie basse, 13, 14 e l'ultimo facciamo diminuzione 15. Okay. E adesso facciamo anche il giro 47 di 15 maglie basse. Okay. Adesso per il giro 48. Andiamo a fare invece un aumento, sia all'inizio che alla fine. Quindi ritorniamo ad avere 17 maglie basse. Quindi 2, 15 e nell'ultima un aumento. Quindi 16 e 17. Adesso, nel giro 49, andiamo a fare un altro aumento sia all'inizio che alla fine e quindi ci dobbiamo ritrovare con 19 maglie basse 16 17 e nell'ultima facciamo la diciottesima e la diciannovesima maglia adesso nel giro 50 andiamo a fare di nuovo un aumento sia all'inizio che alla fine quindi ci dobbiamo ritrovare con 21 maglie basse, 18, 19, e nell'ultima andiamo a fare l'aumento, quindi 20 e 21. Ok, il giro 51 andiamo a fare 21 maglie basse, per il giro 52. Andiamo a fare di nuovo un aumento sia all'inizio che alla fine, quindi per un totale di 23 maglie basse 21 e nell'ultima 22 e 23. E adesso per altri due giri andiamo a fare 23 maglie basse quindi andiamo a lavorare il giro 53 54 con 23 maglie basse allora, ho finito gli altri miei due giri di 23 maglie basse Ok, sono arrivato al giro 54 adesso per il giro 55 andremo a fare praticamente adesso iniziamo a fare le orecchie ok quindi per il giro 55 giriamo e lavoriamo solo undici maglie basse quindi una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci e undici ok e ci fermiamo qua quindi giriamo facciamo una catenella e giriamo adesso nel giro 56 sarebbe il 56 andiamo a fare 10 maglie basse la diminuzione però la facciamo sempre dalla parte interna ok adesso le diminuzioni che ci sono le andremo a fare sempre dalla parte interna questa qua la parte esterna rimarrà sempre tutta bella dritta quindi dobbiamo andare a fare 10 maglie basse, quindi facciamo una prima subito una diminuzione. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, adesso facciamo anche il giro 57 sempre di 10 maglie basse. Ok. Nel giro 58 quindi facciamo una catenella e giriamo. Andiamo a lavorare 9 maglie basse. Quindi la prima faremo una diminuzione. Quindi 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, poi nel giro 59. Giriamo e andiamo a lavorare 8 maglie basse. Quindi la prima qua la faremo normale. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ultima andiamo a fare la diminuzione. Ok, quindi sempre dalla parte interna. Ok, 8. Adesso nel giro 60, sempre una catenella, giriamo e andiamo a lavorare sei maglie basse quindi qua dobbiamo andare a fare la diminuzione subito nella prima quindi è una due tre quattro cinque e andiamo a fare l'ultima anche una diminuzione quindi 6 e adesso per l'ultimo giro quindi sempre una catenella e facciamo diminuzione sia all'inizio che alla fine, quindi dobbiamo ritrovarci con quattro maglie basse. Quindi la prima 2, 3 e l'ultima facciamo un'altra diminuzione e siamo a 4. Quindi, qua possiamo anche tagliare. E chiudiamo adesso andiamo a metterci ok no così dalla parte giusta ok qua è il dritto quindi dobbiamo continuare ad andare a lavorare qua l'altra orecchietta per fare l'altra orecchietta saltiamo una maglia questa qua di base andiamo subito in quella dopo e quindi andiamo a fare di nuovo lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima quindi ci agganciamo qua facciamo subito una catenella quindi lavoriamo 11 maglie basse quindi la prima questa qua dove ci siamo agganciati poi questa è la seconda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Portiamoci dietro la codina, eh, Io non ve l'ho detto, però portiamo dietro la codina. Ok, quindi giriamo. Adesso eh, nel prossimo giro andiamo a fare 10 maglie basse, quindi la diminuzione la andremo a fare alla fine. Quindi iniziamo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima facciamo la diminuzione ok e 10 adesso nel prossimo giro andiamo a fare 10 maglie basse adesso nel prossimo giro ok giriamo andiamo a lavorare 9 maglie basse quindi qua siamo dalla parte esterna quindi qua dobbiamo sempre iniziare appunto con una maglia normale la diminuzione è sempre all'interno. Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e l'ultima la diminuzione e siamo a 9. Quindi catenella, giriamo. Adesso nel prossimo giro andiamo a lavorare 8 maglie basse. Quindi la prima, siccome siamo nell'interno, andiamo a fare la diminuzione. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ultima 8. Quindi di nuovo catenella, giriamo. Nel, adesso nel prossimo giro... Andiamo a lavorare 6 maglie basse, quindi adesso con 6 facciamo la diminuzione sia all'inizio che alla fine. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e l'ultima diminuzione 6 l'ultimo giro giriamo e andiamo a lavorare 4 maglie basse quindi la prima è una diminuzione 2 3 e l'ultima un'altra diminuzione e siamo a 4 ok e possiamo anche qui tagliare e fare il nodino di sicurezza ok ed eccolo qua abbiamo fatto il corpo del coniglietto adesso di questo qua ce ne serviranno due quindi dovrete fare la seconda parte così poi le andiamo a unire adesso con il rosa andiamo a prepararci il nasino e le orecchie ok iniziamo con il nasino quindi facciamo iniziale e abbiamo 8 catenelle dalla seconda dall'uncinetto iniziamo a fare maglie basse quindi andiamo a lavorare tutte le catenelle e a fare 7 maglie basse ok adesso per il secondo giro facciamo una catenella giriamo il lavoro e andiamo a diminuire sia all'inizio che alla fine, quindi ci dobbiamo ritrovare con 5 maglie basse: quindi una, due tre, quattro e l'ultima facciamo una diminuzione, e 5, una catenella, giriamo, lavoriamo 5 maglie basse quindi il terzo giro lavoriamo 5 maglie basse ok e adesso per l'ultimo giro di nuovo una catenella giriamo il lavoro andiamo a fare una diminuzione sia all'inizio che alla fine quindi un totale di 3 maglie basse una Due, e l'ultima facciamo la diminuzione. 3. Dobbiamo fare praticamente come se fosse un trapezio, un piccolo trapezio. Ok, quindi possiamo anche chiudere. Il filo lasciamolo un po' lungo perché eh, lo andremo poi a cucire. Ok? Quindi ci servirà il filo un pochino più lungo. Ok, e nodino di sicurezza. Poi, invece per le orecchie andiamo a fare sempre cappietto iniziale e avviamo 4 catenelle. Dalla seconda, dall'uncinetto, lavoriamo all'indietro facendo 3 maglie basse una 2 e 3. Quindi, una catenella, giriamo il lavoro. Adesso nel terzo giro andiamo a fare un aumento sia all'inizio che alla fine. Quindi ci dobbiamo ritrovare con cinque maglie basse. Quindi, un aumento, sono 2 3 e un altro aumento quindi 4 e 5 catenella giriamo il lavoro adesso nel prossimo giro facciamo sempre un aumento sia all'inizio che alla fine quindi per un totale di 7 maglie basse quindi una due 3 4 5 e nell'ultima 6 e 7 e adesso facciamo due giri di 7 maglie basse. Ok, fatti due giri di 7 maglie basse, nel prossimo andiamo a fare di nuovo una catenella, giriamo e facciamo una diminuzione sia all'inizio che alla fine quindi ci dobbiamo ritrovare con 5 maglie basse quindi questa è la prima 2 3 4 e l'ultima 5 facciamo la diminuzione quindi di nuovo una catenella giriamo nel prossimo giro di nuovo altre diminuzioni sia all'inizio che alla fine per un totale di 3 maglie basse quindi una 2 è l'ultima facciamo diminuzione 3 Adesso di nuovo una catenella e qui da tre maglie basse ne facciamo diventare due. Quindi nella prima facciamo una diminuzione e poi l'altra la lavoriamo normalmente. Ok, anche qua possiamo tagliare Sempre il filo lungo perché anche qui dobbiamo andarlo poi a cucire, nodino di sicurezza, ok? E di questo ne dobbiamo preparare un altro, ok? Quindi di questo ne abbiamo bisogno due. <music>